Ciao a tutti, benvenuti a questo gameplay. Oggi vi presento Spider-Man, il videogioco preso dal film del 2002, ma non è tale quale al film. Ci sono delle cose che nel film non ci sono. Purtroppo, ragazzi, vi avviso che non è stato tradotto in nessuna delle piattaforme in cui è uscito questo capitolo qua. Quindi, ragazzi, andrò io a tradurvelo perché mi sono cercato la traduzione. E vi tradurrò io ogni volta che ci sarà un video o un dialogo con un personaggio. Quindi, allora, opzioni, audio, massimo, anche volume, volume voci e volume video. Ok, vediamo un po' se controllo opzioni, va bene. Controllo della camera, camera modo attiva, l'invertimento della camera anche no. Speciale, gallerie, allora start, l'addestramento l'ho già provato io e a un certo punto mi sono bloccato perché non ho capito come cavolo fare per proseguire, quindi nuovo gioco, stile controllo classico e controllo di pad, difficoltà ovviamente normale, non posso immaginare cosa sarà supereroe, normale. This is how my story begins. My Uncle Ben and Aunt May raised me like a son. They never had much money, though. I thought my powers could help make up for that. The last time I saw Uncle Ben alive, we argued. I took out my frustration in the ring before Bonesaw never even saw me coming. The fight promoter cheated me. So I didn't think it was my problem and he got robbed. $1,200. Call back on that 187 in connection with the carjacking of the 4th Century Library. Spider-Man is a different story. This is supposed to be the skull Allora territory. ragazzi, I'll find Uncle Ben's killer if I have to go through every one of the skulls to do it. ci stai buono Spider-Man. Allora, Spider-Man nel video dice: è così che inizia la mia storia. Mio zio Ben e mia zia May mi hanno cresciuto come fosse un figlio, ma non avevano soldi. Non avevano molti soldi.
Pensai che con i miei poteri potessi provvedere a ciò. L'ultima volta che vidi mio zio Ben vivo, discutemmo, scusate. Sfogai tutte le mie frustrazioni sul ring. Povero sega ossa, non riusciva a starmi dietro. Non fallo più, signor bravo ragazzo. Il promotore dell'incontro mi truffò e così pensai che non fosse un mio problema quando lo derubarono. Qualcuno mi aiuti! 1200, chiamo per quel 187. Ha qualche legame con il furto d'auto commesso davanti alla libreria sulla 42esima? Affermativo, i membri della Skull Gang sono stati accerchiati. E l'obiettivo che è comparso, ragazzi, è cercare i teppisti della banda dei teschi sulle cime degli edifici. E Spider-Man dice, quando sale su questo grattacielo, dice: mio zio Ben assassinato. Devo trovare la persona che l'ha ucciso. Non c'è nulla che possa fare Peter Parker, ma Spider-Man è una storia completamente diversa. Suppongo che questo sia il territorio della banda dei teschi. Scoprirò dove si nasconde l'assassino e obbligherò i membri dei teschi a dirmelo. Bene, ragazzi, quindi andiamo a cercare questa banda dei teschi. Figata, ragazzi, giocare a Spider-Man dopo tutti questi anni. Ma porca miseria, però. Ma se io... No, scusate, però, eh. Boh, ma lì, vabbè. Allora, qua c'è già qualcosa, eccoli qua. Oh. Crepate di abbon. Ok. Allora, ragazzi. Cioè, presumo che quando compare quel simbolo ragno bianco sia perché o mi hanno scoperto o posso fare un attacco furtivo, ma non l'ho ancora capito. Sul manuale non è così dettagliato, vabbè. Allora, vecchi ricordi, ragazzi, che riaffiorano qui. Sia per quanto riguarda il film, che vabbè, li ho tutti, quella trilogia del regista Sam Raimi. Bellissima, capolavori, veramente. Non mi ha ricordato ai tempi che avevo giocato al primo Spider-Man sulla prima PlayStation, che ovviamente porterò anche quel capitolo nel canale. Allora, qui c'è qualcuno? No. Figata scalare il grattacielo in questa maniera. C'è qualcuno? Vediamo un po'. Treyarch. Dovrebbero essere gli sviluppatori. Figata. Allora. Allora, in pratica poi ragazzi l'obiettivo si raggiunge quando la barra rossa che vedete su quella, cioè la lineetta rossa nella barra nera raggiunge la blu. Lì si raggiunge l'obiettivo. Qui c'è un bel cartello. Delusion. C'è qualcuno? Qualche stronzo era qua poco fa. Ok,
Allora, direi di andare di qua, allora. C'è qualcuno? Eccoli qua. Che sverga. Dai, crepati. Sei andato, sì. Allora, andiamo a sentire qui. Eccolo qua. Ta. Beh. Vabbè, volevo fare, vabbè. C'è qualcuno qua? No. Vediamo questi grattacieli, se c'è qualche stronza della banda dei teschi. Quanto pare non c'è nessuno. Elicotteri. No. Allora, direi di andare di qua. Vediamo un po'. C'è una cosa per me qua, un potenziamento. L'energia. Ah sì, qua ragazzi non si può. Su queste non posso accedervi. Allora. Vediamo un po'. Non c'è nessuno? Che balle. Activions. Che dovrebbe aver distribuito il gioco. Allora, vediamo un po'. Infatti c'è solo un paio di elicotteri. Oh, eccoli qua, gli stronzi. Sverga. Guardate ragazzi, che figata. Cioè, non ci posso credere, ragazzi. Con la sverga che gli ho tirato, io boh. Vabbè. Quella azzurra, ragazzi, è la barra della ragnatela. Devo stare anche attento a usarla, io boh. Non devo neanche usarla tanto per la quale, vabbè. Anche perché non è che si ripristina da sola, sto cavolo. Che c'è scritto? Bortolux. Allora, andiamo un po' su. Se c'è qualcuno. Nada de nada. Oh. Altri stronzi qua. Crepati. Questo è andato bene.
Ah, eccole qua, altre stronze. Sverga, Siete delle pippe. Nel vero senso della parola, questo deve darmi, infatti, mi ha dato l'indicatore, insomma, della riatela. Quindi adesso sono al massimo. Allora, per il momento non scatola nessun responsabile. Ok, eccoli qua. Pam, 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 pam. È facile sparare, stronzo. E che cazzo. La telecamera poteva essere meglio, eh. Oh, questa è una cosa che mi può servire. Se non sbaglio, eh. E infatti, eccola qua. Altro cosa di energia della ragnatela. Vediamo un po' qua. Non c'è nessuno. E qua, altri stronzi qua. Mi piace da queste verghe. Sono che sono qua, eh. Ecco, crepati. E qua mi pare che ce ne siano altri. Oh, vai giù. È andato giù di brutto, ragazzi. Delusion sono stato, Madonna, sta cazzo di telecamera. Allora, fate un po' adesso, se devo scendere. Allora devo scendere là. Giusto? No, devo un po' salire. Non ci sono proprio del tutto. Allora. Elicottero, voglio rompere scatole. Sono salito un po' troppo. Nada. Ragazzi, sono troppo in giù. Che balle, ragazzi. Eccola qua che parte. Una remma possale però, ragazzi.
sono troppo. Allora, mi dice di qua. Spider-Man di qua. Altri stronzi. Oh. Crepati. Così impari. Ho visto una cosa, ragazzi. È una borsetta di una donna. Allora. Si è legata a fluttare così in giro per New York. Santa Maria, aiuto. Di qua. Activians. Qua non faccio la mazza. Quindi. Che sverga. Dai, stronzo. Fra i coglioni. C'è uno stronzo qua. Che sia il responsabile? Ok ragazzi, allora Spider-Man ha detto a questo qui: è stato ucciso un anziano durante un furto d'auto questa mattina. L'uomo ricercato è uno dei teschi. Dov'è? E l'uomo con gli occhiali dice: non ti dirò nulla, uccidimi pure. E Spider-Man dice: cosa ti fa pensare che non voglio farlo? E l'uomo con gli occhiali dice: no, probabilmente si nasconde in un deposito. Si trova qui da qualche parte. Cioè, da queste parti, è tutto ciò che so. E Spade mi dice grazie. E poi gli fa fare quel volo lì. E l'obiettivo è vai al deposito. Però, se c'è quella borsa, vuol dire che è di qualche donna da queste parti. Allora. Quindi prima di andare io voglio trovare questa donna. Allora. Vado qua su.